Shalom, shalom, shalom. Eccoci qui con un'altra lezione e prima di iniziare voglio dare tutti i lodi dovuto al Padre Yahweh, Bahashem, Yahawashai, Bahashem, Ruka Kudash, miei doppi onori agli apostoli e anziani della Great Millstone GMS che ci hanno insegnato questa verità, pace e saluti agli eletti della casa di Yashar Allah, Israele, che si stanno affaticando e rischiano la propria vita in questi ultimi giorni per spingere questa verità. Shalom. Io sono il fratello Yaraya Yashar Allah del campo di GMS Italia e volevo fare una risposta breve al video, alla lezione che ha fatto il fratello Kalam, che questa è la sua pagina. Andate lì, sottoscrivete per essere edificati. E vi faccio sentire un po', poi inizio con la lezione. Vengono alla casa di Israele, comunque ci siamo mescolati con gli altri popoli, ma attraverso lo spirito discerniamo la verità e sentiamo che apparteniamo al popolo di Israele. Attraverso la Sacra Scrittura, attraverso nel credere che nel nome del Padre Onnipotente e di suo figlio, Yahweh, Yahweh è il nome del Padre, che significa colui che è o colui che esiste, e Yahweh Shai è il nome di suo figlio, il nostro Signore. Yahweh Bashem Yahweh Shai è il potere del popolo di Israele, è il Dio vivente, è il potere vivente. Yahweh Shai è suo figlio, il nostro Signore e Salvatore, che il Padre ha mandato 2000 anni fa. Questa è la verità che portiamo. Infatti in questa lezione voglio portare proprio un piccolo punto sulla falsità che le religioni che sono gestite e governate dalla società, la bestia biblicamente, sono un'arma dei diavoli. I diavoli, ricordo, che sono gli ingannatori di questo mondo, è l'autoproclamato uomo bianco, la maggior parte dell'autoproclamato uomo bianco che oggi governa il mondo. Loro governano il mondo, governano la comunicazione, governano le religioni, governano il sistema, le società e tutto quanto. E ingannano con il loro, perché loro sono degli ingannatori fin dal principio, come dice la scrittura. Ingannatori, impostori, i diavoli di questa terra. È proprio una falsa dottrina che hanno portato attraverso le chiese, quella là della Trinità. La Trinità, che il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo sono una cosa. Cioè, mi è venuto in mente questo perché nell'ultimo campo che abbiamo fatto una signora... Khan, e mi fermo qui. Se per vedere il resto del video, che è molto edificante, basta che andate a vedere il suo canale, è la GMS Ita. Ok, questo è il suo canale GMS Italia. Yahweh Shai sta tornando. Sottoscrivetevi lì e sarete edificati. Volevo commentare a questo video qui perché parlava della Trinità e come la Chiesa ha voluto ingannare il mondo con questa Trinità che non ha nulla a che fare con la vera dottrina. Il fratello ha già tirato fuori i precetti riguardo questa dottrina qui, facendo vedere la prova che il Padre Yahweh è un'entità diversa, suo figlio Yahweh Shai è un'altra entità diversa e lo Spirito Santo è lo spirito della verità che proviene dal Padre per aprire gli occhi a coloro che sono eletti a ricevere la verità. Ok? Non esiste una Trinità. Padre è un'entità separata, suo figlio è un'altra entità separata. Lo Spirito Santo è lo Spirito del Padre che viene come un conforto, come un regalo, mettiamo così, un regalo ai suoi eletti per aprirgli la mente, per capire la verità, ok? Ora vi farò vedere il vero motivo dietro questa menzogna. Il motivo perché vogliono farvi credere alla Trinità. La Trinità è una cosa molto satanica. Non c'è in nessuna parte della Bibbia che
dice che la Trinità è biblica, ok? Yahweh Shai, il figlio che il mondo dall'ignoranza chiama Gesù, nel libro di Giovanni, traduciamo un attimo, nel libro di Giovanni, capitolo 14, versetto 28, lui lo dice, a parte che il fratello ha tirato tantissimi precetti, volevo tirare fuori solamente questo. Avete udito come vi ho detto, vado via e vengo di nuovo da voi. Se mi amate, gioirete, perché ho detto, vado al Padre. Questo è Yahweh Shai, colui che il mondo chiama Gesù per l'ignoranza che sta parlando. Vado al Padre, perché il Padre mio è più grande di me. Dove è la Trinità che sono uno? Non c'è da nessuna parte della Bibbia. Il fratello infatti ha tirato fuori il versetto che usano per ingannare il mondo, per appoggiare questa filosofia qui, e lo ha spiegato, perciò andate a vedere lì. Ora io voglio farvi vedere la storia dietro questa Trinità. Inizio a farvi vedere un po' di immagini, ok? Questa Trinità, infatti, qui dice: gli ebrei e i primi cristiani non conoscevano alcuna trinità. La dottrina trinitariana è nata solo dopo il concilio di Nicea, ok? Per capirne di più andate a vedere nel Wikipedia, perché è bello conoscere questa storia qui del 325 dopo Cristo. Prima nessun cristiano conosceva tale dogma totalmente, gli apostoli. A questo aggiungiamo il fatto che il termine Trinità sia totalmente assente nella Bibbia, sottolineando come invece questo fosse caro a tutte le civiltà pagane. La Trinità è una dottrina e una parola molto cara ai pagani e alle religioni pagane, da quale egiziane e quella buddista, passando per la Fenicia e la Babilonese. In basso potete vedere alcune raffigurazioni di trinità pagane. Ecco la trinità egiziana, Horus, Osiride e Iside. Vedete, questo è il vero motivo perché vogliono incorporarlo in cristianesimo, ok? Perché questi non conoscono il Padre, non hanno mai predicato nulla a che fare con il vero Dio degli ebrei della Bibbia, ok? Questa è la trinità dell'Hindu, Brahma, Shiva e Vishnu. Sapete che la Shiva è assetata di sangue, molto, molto cattiva. La trinità buddhista, ok, Dharma, Sangha, sono cose attribuite ai diavoli. Trinità babilonese, Anu, El, Bel. Trinità fenice, ok, Asate, Baal, ok. Trinità persiana, e vedete queste cose sono, vedete, questo è la trinità romana, ok, Giove, Minerva e Apollo. Trinità greca, Zeus, Atena e Apollo. Trinità siberica, vedete, trinità siria, Ashur, e questo è scritto anche nella Bibbia, Ashur, Nabu e Marduk, ok. Trinità sumeria, che andremo a vedere. Perciò siate attenti, perché la Chiesa sono i primi ingannatori. Infatti il libro di Siracide, versetto 12, capitolo 12, versetto 10, dice: non fidatevi ai nemici. Sto parafrasando, ok? Non fidatevi ai nemici, perché come rugginisce il ferro, rugginisce la loro cattiveria. Ok, Yahweh Shai disse che non c'è nulla di vero in loro, ok? Non c'è verità in loro. Allora, questi sono presi da diversi libri, ok? Alcuni dall'enciclopedia, tipo questo è stato preso da enciclopedia, ok? Anzi, leggiamo un po' prima. Nota:
come le seguenti citazioni documentano la credenza in una trinità divina in molte religioni e religioni del mondo antico. Ok, religioni e religioni del mondo antico. Questi sono i Sumeri. I Sumeri erano la prima civiltà dopo il diluvio. Questa civiltà è venuta fuori dal figlio di Noè, Cush. Ok? Tempi di Nimrod. Ma dunque vi racconteranno un sacco di bugie riguardo questa civiltà qui. Ma è la prima civiltà dopo il diluvio. Prima ancora c'era ancora un'altra civiltà, prima del diluvio, ok? Perciò i Sumeri, vediamo cosa credono. Questa è la Rosé, enciclopedia della mitologia, ok? Del 1994, pagina 54 a 55. L'universo fu diviso in tre regioni, ognuno delle quali divenne il dominio di un dio. La parte di Anu fu il cielo, la terra fu data a Enlil e divenne il governatore delle acque, ok? E infatti è questo che avete appena visto qui dei Sumeri, vedete? Dei Sumeri, ok? Questa divinità qui è dei Sumeri. Tornando lì, questa è la Babilonia. E cosa, se capite bene la storia, quando cade una civiltà, la civiltà che prende, cosa fa? Prende le religioni della civiltà che c'era prima. Per esempio, quando Alessandro Magno, ok, quando ha conquistato il mondo, anzi, prima di che conquistava il mondo e quando ha conquistato il mondo, lui ha abbracciato le religioni e i dei antichi degli egiziani, ok? È la stessa cosa che stanno facendo in questo regno che siamo adesso. Loro adorano i dei degli egiziani, ok? Se guardate dietro il dollaro, se guardate tutte le cose che fanno, i riti che fanno, sono tutto verso i dei degli egiziani, ok? E vedete, gli egiziani hanno preso dall'antica Babilonia, e l'antica Babilonia ancora prima hanno preso dai Sumeri, ok? È lo stesso concetto, non cambia niente, la Trinità. Vediamo i babilonesi. Gli antichi babilonesi riconoscevano la dottrina di una Trinità o tre persone in un Dio, come appare da un Dio composto con tre teste facendo parte della loro mitologia e l'uso del triangolo equilatero, inoltre come emblema di tale trinità in unità, ok? L'India. I Purana, una delle Bibbie indù più di 3.000 anni fa, contengono il seguente passaggio. O voi tre signori, sappiate che io riconosco un solo Dio, informatemi dunque, chi di voi è la vera divinità che io posso rivolgere a lui solo le mie adorazioni? I tre dei Brahma, Vishnu e Shiva, manifestandosi a lui, risposero: impara, o devoto, che non c'è una vera distinzione tra noi. Quello che ti sembra tale è solo l'apparenza. L'essere unico appare sotto tre forme per gli atti di creazione, conservazione e distruzione, ma è uno. Quindi il triangolo fu adottato da tutte le antiche nazioni come simbolo della divinità. Infatti questo triangolo lo vediamo ovunque, ok? I massoni che adorano Satana, ok? Che alla fine è la Trinità, vedete il triangolo dappertutto, ok? È la stessa cosa, i triangoli li vedete dappertutto anche nelle chiese, ok? Non è cambiato nulla sotto il cielo, il libro di Ecclesiaste lo dice. Ciò che succede è già successo, ok? Non cambia niente. E ricordatevi che il padre è distinto, il vero padre, ok? Il creatore dei figli
del mondo, il vero Dio degli ebrei, che si chiama Yahweh, non Yahweh, non Dio, chissà cosa, non Geova. Il suo nome vero è Yahweh nell'antico ebraico. Il nome del suo figlio è Yahweh Shai, ok? Lui è un Dio distinto, a fianco a lui non c'è altro, ok? Come vi ho letto, il suo figlio lo dice anche: colui che mi ha mandato mio padre è più grande di me. Dopo il padre, il figlio ha il potere su tutto, perché lui è il primo spirito creato. Ha il potere su tutto, ok? E lui ha più potere di sotto il padre, cioè il figlio Yahweh Shai, che ha più potere di tutto. Poi ci verremo dati potere anche noi figli di Yashar Allah, gli eletti, e preghiamo al padre che saremo contati tra quei numeri là, ok? Verremo dati potere per essere dei dei, ma saremo tutti sotto Yahweh Shai, figlio primogenito del padre. Questo è, la Trinità non è biblica. Lo Spirito Santo è lo Spirito della verità, è lo Spirito del Padre, è quello Spirito che ci conforta, che ci fa capire la verità e viene direttamente dal Padre. Non esiste dove c'è scritto la Trinità nella Bibbia. La Grecia è la stessa cosa, in Egitto la stessa cosa e tutte le altre aree, ok? Questa è una cosa pagana. Nella chiesa vi fanno seguire questi dei qui che non conoscete. State attenti, perché il figlio del padre Yahweh Shai sta tornando. Questa volta non è già morto per i nostri peccati, ok? Lui ha preso, cioè la sua morte è stato il sacrificio per riscattarci. Ok, nell'Antico Testamento, se uno peccava, andava nel tempio a fare un rito, ok, il sacrificio, offriva un sacrificio. Ma lui, quando è venuto, è stato il sacrificio perfetto che poteva ripagare tutti i nostri peccati. Perché vedete, come stesso momento, abbiamo quella tendenza di rivolgerci sempre a altri dei, mollando il nostro Dio che ci ha messo a parte, ci ha chiamato per essere al servizio suo, ok? Lui è stato il sacrificio perfetto e non servono più fare questi sacrifici qui, perché il figlio, il suo sangue ha ripagato tutto il resto, ok? Lui è tornato già a fare questo sacrificio, ma questa seconda volta che torna, torna a distruggere e uccidere coloro che non fanno la sua volontà. Tutti coloro che seguono la Chiesa Cattolica, la Chiesa in generale, se non fate attenzione e se non venite fuori prima che sia troppo tardi, il Padre vi distruggerà, ok? Sta per arrivare la distruzione sulla terra come la conoscete. State adorando dei dei pagani che non sapete. Ora, queste sono filosofie, ok? Favole. Questo è il libro di Timoteo 1:4, anzi, leggo la prima, dice: non dare ascolto alle favole, ok? E alle genealogie infinite che pongono domande piuttosto che l'edificazione divina che è nella fede, così fa. 1 Timoteo 4:7, ma rifiuti profano e vecchie comari favole ed esercitare te stesso piuttosto fino alla pietà. Ok, queste sono delle favole, l'inferno, la Maria, la Madonna, queste cose sono delle favole e questo demone sta prendendo tanti, stiamo vedendo con i nostri occhi ogni volta che andiamo fuori ad insegnare, ed essi distoglieranno i loro orecchi dalla verità e devono essere andranno girato verso le favole. Ok, questo non è stato tradotto perfettamente. Ok, ed è quello che sta succedendo. La gente toglieranno i loro orecchi a dottrine veritiere. Ok, andranno dietro a delle favole. La stessa Bibbia dice che la strada che porta alla vita eterna è stretta e saranno pochi a trovarlo. E quella che porta alla distruzione è larga,
molti andranno per essa, ok? Questo è secondo Pietro 1:16. Per noi non segui. Anzi, andiamo a prenderlo. Secondo Pietro 1:16. Vediamo se riesco a trovare la Bibbia. Bibbia. Ok. Accetta, anzi salverò questo sito qui, secondo Pietro 1:16. Allora, secondo Pietro, accetta, essi 1:16. Scusatemi, non so questa roba qui cosa sia. Non va via. Va via. Scusatemi. Oh, la Bibbia. Perdonatemi. Secondo Pietro 1:16 dice: infatti vi abbiamo fatto conoscere la potenza e la venuta del Signore Yahawashai, il nostro Yahawashai l'unto, ok? Non perché siamo andati dietro a favole artificialmente inventate. Ok, vedete, non perché siamo andati dietro a favole artificiosamente inventate, ma perché siamo stati testimoni oculari della sua grandezza, ok? Perciò venite fuori da queste favole, ok? Perché tutto quello che adorate sono favole, ok? Satana stesso state adorando. La Bibbia dice che Satana si traveste come l'angelo di luce. Ed è tutto quello che vi stanno facendo queste chiese qui. Venite fuori prima che sia troppo tardi. Detto questo, spero che questa lezione è stata edificante. E voglio dare tutti i lodi dovuti al Padre Yahweh, Bahashem, Yahawashai, Bahashem, Bruka, Kudash, miei doppi onori agli apostoli e anziani della Great Millstone GMS che ci hanno insegnato questa verità. Pace e saluti agli eletti della casa di Asher Allah. Alla prossima, Shalom.